Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un'altra parte di Pokémon Smeraldo in italiano. Allora, praticamente nella scorsa parte abbiamo ottenuto la nostra quinta medaglia. Mi scuso per il rumore di sottofondo sgradevole della mia ventola, ma purtroppo non posso farci niente. Quindi, io avevo detto che ci saremmo ritrovati a Ciclamipoli e infatti siamo a Ciclamipoli. Appena arrivati qui però non cominceremo subito l'esplorazione della parte est dell'isola di Hoenn, ma dovremmo fare un piccolo lavoretto per Walter, il terzo capopalestra, che abbiamo battuto nelle scorse parti. Ok, sembra un tipo di... sì, vabbè. A Ciclamipoli c'è un'area sotterranea chiamata Ciclanova, e praticamente Ciclanova è un'area, una zona esplorabile solamente con la mossa MN Surf. Praticamente noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo munirci innanzitutto di molti repellenti, perché là ci sono Pokémon selvatici da vendere. Repellente Max, dov'è Repellente Max? No, non è ancora Repellente Max. No, purtroppo no. Oddio. Ho paura. Vabbè, ci andremo lo stesso, eh. Andiamo qui, usiamo Surf, che abbiamo insegnato al nostro Pelipper nella scorsa parte, quella 18. Ok, andiamo qui. Come vedete questa è Ciclanova. Usiamo la chiave. Praticamente in quest'area chiamata Ciclanova incontreremo dei Pokémon di tipo elettrico. Tipo Voltorb, Magnemite, Magneton ed Electrode. E se volete allenarvi, allenatevi, è un buon posto per allenarvi. Dovrete praticamente premere dei pulsanti che faranno attivare e disattivare delle porte. Ad esempio, io qua utilizzo un super repellente perché non si può continuare a vedere tutti questi Pokémon selvatici. Allora, fate come faccio io. Attiviamo il bottone verde una volta oltrepassata la porta blu. Qua non attiviamo il blu, passiamo. Mi raccomando che non tutte le Pokéball saranno degli oggetti. Vabbè, questa qua è una fune di fuga, ma può darsi che incapperete non in un oggetto, ma in un Electrode. Come vedete, uno di questi due è sicuramente un Electrode. Vediamo quale. Questo no. Questo sì. No, un Voltorb, vabbè. Voltorb o Electrode, incapperete in uno dei due. Allora adesso vediamo, proseguiamo. No, ok, non premete il pulsante verde. Adesso invece sì. Voltorb. Bene. Ok, e praticamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare al generatore di Ciclanova. Deve essere spento cliccando su questo pulsante rosso e praticamente il generatore si è fermato. Adesso prendiamo una pietra tuono, già che ci siamo qui. Finiamo di esplorare Ciclanova perché non abbiamo finito. Volendo possiamo anche andarcene. Io intanto utilizzo un repellente. Va bene. Prendiamo questo. No, è un Voltorb. No, cazzo, mi ha paralizzato, minchia. Adesso utilizzo un antiparalisi. 7 antiparalisi abbiamo. No, dai, 7 antiparalisi. Ecco fatto. Beh, non c'è tanto da fare, adesso qua dobbiamo attivare il pulsante verde che abbiamo visto qui, perfetto. Prendiamo una Ultra Ball, Magnemite. No, non ho voglia per niente di combattere contro questi Magnemite selvatici, quindi usiamo repellente e scaffottiamocene. Va bene, abbiamo preso tutto ciò che c'era da prendere a Ciclanova. Adesso, velocizzando, ritorniamo a Ciclamipoli, velocizzo perché per risparmiare tempo, e parliamo con Walter. Allora, Walter per ringraziarci ci darà la MT Fulmine, che è una mossa di tipo elettrico potente, e anche precisa, quindi possiamo fare affidamento su quella mossa, dato che è anche affidabile. Bene, adesso possiamo partire con l'esplorazione della parte est dell'isola di Hoenn, che prima non potevamo andarci perché c'era... Questo canale d'acqua non potevamo attraversarlo perché non avevamo un surf. Parliamo immediatamente con questo pescatore che ci darà l'amo buono.
È una via di mezzo tra il super amo e l'amo vecchio. L'amo buono serve per pescare carvagna selvatici e i fibas selvatici. Allora, sfidiamo questi due cronisti, questi due intervistatori, Laugra e The Magnemite. Come vedete, hanno i loro Pokémon che sono potenziati utilizzando doppio calcio e surf. Sì, lacerazione lo facciamo imparare al posto di attacco rapido. Utilizzando queste due mosse vinciamo. Va bene. No, non vogliamo l'intervista. Prendiamoci un altro Pokémon da allenare, ad esempio Swalot, che non l'abbiamo molto allenato, cioè che non lo usiamo spesso. Qua Tentacool, possiamo usare Corpo Scontro e Carvagna. È un Pokémon acqua e buio, la pre-evoluzione di Sharpedo. Sharpedo è un Pokémon di acqua molto potente. Qua incontriamo Rocco, che praticamente... No, vabbè, non ci dice di allenarci Pokémon di tipo diverso, infatti noi ci stiamo facendo una bella squadra fatta da più tipi di Pokémon. Infatti è consigliato farsi una squadra con Pokémon di diversi tipi, che sono non solamente di tipo acqua o di tipo fuoco, solamente perché ci piace il tipo acqua, ma di fare una squadra equilibrata, anche con dei Pokémon che magari non ci piacciono tanto. Ad esempio Swalot a me non piace tanto, però è utile. Ok, qua andiamo sul percorso 100, 123, perfetto. Prendiamo gli oggetti che ci sono qui. Qua non c'è nessuno. No. Vabbè, facciamo questa lotta in doppio. Oh, qua abbiamo due Pokémon che non abbiamo incontrato prima d'ora. Pinsir, che è un Pokémon di tipo coleottero, molto forte, con un valore d'attacco molto alto. E Absol, un Pokémon di tipo buio. Allora io direi di usare Fango, no, Corpo Scontro e Attacco d'ala. Adesso provo ad usare Attacco d'ala su Pinsir. Non va KO perché è molto forte Pinsir. Adesso invece sì, usiamo attacco d'ala e corpo scontro e vanno KO entrambi. Ok, andiamo qui, prendiamo l'oggetto che è una Ultra Ball. Sfidiamo queste due gemelline, che hanno Dustox e Beautifly. Usiamo Fango e Surf. Vanno KO entrambi. No. Vabbè, sì, vanno KO entrambi. Come vedete qua ci sono queste... c'è un altro percorso là dietro, ma che esploreremo in futuro, perché adesso non possiamo andarci. Sfidiamo questa qui, che usa Roselia, corpo scontro, KO, benissimo. E Gloom, la pre-evoluzione di... Wow! Come fa a resistere? Un PS avrà. Vabbè, che è la pre-evoluzione di Bellossom e Vileplume. Non mi ricordavo i nomi perché è da molto che non ci gioco, cioè che non li guardo. Qua abbiamo una coltivazione di bacche che noi non esiteremo a prendere tutte. Sentirete anche il rumore dei tasti, ma vabbè, sto andando di fretta. Baccalo quat. Ok, le freghiamo tutte al signore che le ha piantate. Baccalo 4, baccagrana e baccau, va bene. Che ci serviranno per fare le pokemelle, cioè le caramelle che aumentano le prestazioni dei Pokémon nelle gare, ma sono delle cose che vedremo in futuro. Questo è il signor Bacco Bacchini, che praticamente ogni giorno che andiamo da lui ci darà due bacche di tipi diversi. Ok, a questo punto andiamo. Ritorniamo sul percorso 118. Sfidiamo gli ultimi due allenatori di questa parte. Cazzo, ho usato Tossina. Sfidiamo quest'ultimo allenatore, che sarebbe l'ultimo allenatore della parte. Tylo, usiamo Fango. Perfetto. Swallow sarà al 41. E Swallow, che usiamo sempre Fango. E lo battiamo comunque. Manectric invece è un ottimo Pokémon di tipo elettrico. Sì, perché però a me non piace e non lo voglio neanche allenare. Perché abbiamo il nostro Alakazam che volendo possiamo fargli imparare a lui le mosse di tipo elettrico, ad esempio Fulmine.
Va bene ragazzi, questa parte termina qui, votate, commentate, iscrivetevi e appuntamento alla prossima parte. Ciao a tutti.